Bella a tutti ragazzi, in questo video vi mostrerò un cannone TNT. Allora, andiamo nel cannone. Non è un semplice cannone TNT, ma è un po' migliore. Vabbè, all'inizio sta laggando perché deve caricare. Allora, innanzitutto qui è la struttura un po' la cavolo, qui si vede tutto il coso di red, se comunque faccio vedere già qua c'è ci sono dei command block che quando viene distrutto questo muro si riforma. Ah no, ora no perché è disattivato, però si riforma il muro. Però vi faccio vedere, è per diminuire il lag per computer meno potenti, ma il mio lo posso anche tenere così. Allora, vedete, si riforma il muro. Allora, questo per sbaglio l'ho chiuso, però doveva stare aperto. Allora, questo serve per regolare la potenza. Qui ci sono questi due ripetitori per regolare la potenza, il tempo, vabbè, potenza. Posizione TNT piazzata. Allora, la musica togliamola, vi dà un po' noia. Anzi, passiamo. Poi azioniamo la TNT. Vedete? TNT piazzata, TNT attivata. Ovviamente devo mettere dei punteggi, però ora vi faccio vedere un vecchio cannone TNT che avevo fatto in precedenza. Non so se vanno tutto poi internet. Vabbè, comunque non c'è niente. Allora, dov'è? Creazione, mi sembra, non mi ricordo. Sì, era questo qua, un po' tutto al cavolo. Non so se è, non lo so. Comunque è tutto distrutto, è tutto un po' alla cavolo perché non ho più, mi sembrava una cavolata. Comunque, dov'era? Mi sembra questo è per posizionare, sì, e questo è per attivare. Ma non è lagga. Ah, c'è più ghiaccio. Ai ai. Comunque, buttando, ma non ammette. Normalmente se uno butta qualcosa qua dentro come segna punti, perché segna punti. E poi questo gli sarebbe stato uno shop, se ho capito bene. Ma ovviamente l'ho abbandonato perché esplodeva sempre questo troiaio. Vedete tanto lagga. Comunque, no, ho sbagliato ancora. Comunque, questo mi sembra un po' migliore di quell'altro, se avete notato anche voi. Aiuto, non lagga. Mia skin da mago. Allora, poi internet dà anche dei problemi. Allora, questo muro è come quell'altro, solo che per diminuire il lag ho messo questa leva che viene attivata, viene disattivata la leva. E il muro, cioè uno può anche così azionare la leva e poi la disattiva appena fatto il muro, vedete, però poi così non so che senso abbia.
È utile per vedere come vengono formate, come le esplosioni vengono formate, non so. Comunque. Poi, questi obiettivi avranno. Ci sarà un segnapunti anche per essi. Forse, non lo so. Boh. Tieniti innesca, cioè, tieniti lanciate, non so. Non lo so proprio. Cubi spaccati, cubi, boh, non lo so. Tieniti posizionate, attivate, non so. Comunque, per me il video è tutto. Fatto vedere tutto di questo cannone TNT automatizzato, cioè no, proprio semi automatico, perché voi dovete posizionare premendo il pulsante e innescarla con l'altro pulsante. E il muro è meglio farlo così manualmente, cioè che azionate la leva quando è finito il muro e poi lo riattivate. Cioè lo riformate riazionando la leva e il gioco è fatto. Ah, sono successi i problemi che ad esempio l'acqua si congelava, però ad esempio se si congela l'acqua non vi dovete preoccupare, perché quando viene premuta posiziona la TNT si posiziona anche l'acqua. Se la faccio vedere si posiziona anche essa. Posiziona la TNT, sì. Vedete, si riposiziona anche l'acqua. Ora, ovviamente. Basta la neve. Metterò anche un qualcosa di tag downfall. Perché guardate quanto fa laggare. Comunque, neverà. Toggle downfall. Per fortuna tanto questa qui rimane intatto tutto. Allora, posizione. Questo è tutto, ci si vede nei prossimi video. Se vi piace, iscrivetevi, commentate. Se volete questa mappa, se volete questo cannone nella descrizione, scrivetelo nei commenti. Questo è tutto da Criperiano. Ciao.